Nel 2022 su 820 procedure sono stati effettuati 205 interventi di chirurgia coronarica, quindi bypass, con una mortalità dello 0,9%. Quindi c'è stata una sopravvivenza del 99% dei pazienti e su 513 interventi di chirurgia valvolare isolata ortico-mitralica c'è stata una mortalità dell'1,5%. È una sopravvivenza che sfiora il 100%, quella post-operatoria del reparto di cardiochirurgia dell'Ulstre di Maestre Venezia. Circa 850 interventi l'anno, il 25% dei quali di bypass aorto coronarico, il resto di chirurgia riparativa o sostitutiva della valvola aortica e mitralica, un'attività che si sta estendendo anche all'aorta ascendente e all'arco aortico. Effettuata da pochi centri in Italia e più in generale nel mondo, la chirurgia riparativa della valvola mitralica rappresenta un autentico fiore all'occhiello dell'azienda sanitaria veneziana. La chirurgia riparativa evita l'utilizzo di materiale protesico, ricostruisce totalmente l'anatomia della valvola nativa. Per quanto riguarda la mitrale, vengono posizionate delle corde tendine in goretex, esattamente la stessa struttura con cui costruiamo i nostri giacconi, che vanno a riparare le corde rotte della mitrale. La stessa cosa la stiamo approntando e la stiamo elaborando anche per quanto riguarda la chirurgia aortica. Si tratta di tecniche operatorie i cui risultati hanno portato l'unità di cardiochirurgia veneziana a rappresentare un'eccellenza del settore ufficialmente riconosciuta. Gli organi di controllo, Agenas, in particolare la scuola di Pisa dove vengono dati degli standard di riferimento nazionali, noi ci posizioniamo su questi, o, ma spesso sotto a questi vuol dire che il nostro lavoro è un lavoro di eccellenza.